l'idea era quella di affiancare a una visione di tipo sociologico, pedagogico e dire, culturale anche una visione verticale dal punto di vista della considerazione della presenza del soggetto uomo in questo agire che è la cultura, ma una cultura finalizzata anche al miglioramento dei rapporti umani, per esempio nell'aspetto dell'educazione alla salute, nell'aspetto pedagogico. Quindi introdurre un elemento di riflessione sul soggetto che opera il progetto è fondamentale. Io direi che sinteticamente l'unica scienza che tiene conto del soggetto nell'agire scientifico è proprio la psicanalisi, perché ha inventato quel famoso processo che si chiama lo studio del setting, il transfert, il contotransfert, cioè sono concetti legati al fatto che tutto quello che noi facciamo non ha una sua oggettività. L'oggettività della scienza è una convenzione. Perché? Perché la causa di tutto ciò che facciamo in termini di oggettività della scienza è il soggetto. Quindi è la soggettività umana. E il fine di tutto ciò che noi facciamo attraverso l'oggettività della scienza è l'uomo. Quindi ancora una volta la soggettività. Quindi noi partiamo dalla soggettività per arrivare alla soggettività, quindi l'oggettività pretesa della scienza che oggi viene tanto esaltata e sopravvalutata, altro non è che la forma descrittiva in cui l'essere umano umanizza il disumano, che è l'universo, la stessa natura, nel senso che tutto ciò che non è umano è la realtà, fondamentalmente di questa realtà fa parte anche l'uomo, ma fa parte, però si pone come soggetto interpretante, quindi come soggetto che vuole inglobare in sé tutto ciò che non è umano, rendendolo umano attraverso i cinque sensi, per esempio, è bella la scienza, una razionalizzazione, una oggettivazione del rapporto dell'uomo con il disumano, cioè con l'irrazionale. Se dimentichiamo questa premessa, veramente ci convinciamo che la scienza è oggettiva, che quello che dice la scienza è vero e tutto il resto è soltanto baggianata. Non è proprio così. Noi siamo l'elemento che condiziona tutto ciò che interpreta, per cui dobbiamo tenere conto innanzitutto di chi siamo, perché agiamo e quali sono le motivazioni inconsce profonde che ci spingono. Faccio solo un esempio banale per parlare dell'oggettività della scienza. Quando si parla della creazione del mondo, voi sapete che c'è le cosmologie, sono mitologiche e fanno riferimento sempre al corpo materno, alla dimensione della grande madre. E la dimensione della creazione è legata a una visione della nascita, della propria nascita come creazione, però vissuta come trauma nella propria infanzia, e di cui il feto, il bambino che nasce, è protagonista, ma non è testimone. A differenza della madre che vive quell'esperienza e ne è testimone del proprio parto, il bambino che nasce è altrettanto protagonista, ma non è testimone. Comincia la prima esperienza, anche traumatica, che si fissa a livello neurologico ed affettivo nella nostra testa e ci possiede per l'intera esistenza. Noi ci chiediamo chi ci ha creato. Noi ci chiediamo come mai all'inizio c'era la luce e naturalmente quando un bambino nasce vede la luce per la prima volta. Come mai all'inizio c'era il soffio creatore e quando un bambino nasce respira per la prima volta? E come mai all'inizio c'era il verbo e quando uno nasce c'è il vagito che in qualche modo esprime la sua vitalità? E passiamo il resto dell'esistenza a fare presepi e a immaginare la natività. Capite che ciò che noi abbiamo vissuto come esperienza neurologica affettiva di cui non siamo in grado di testimoniare nel ricordo diventa un padrone interno alla nostra agire, cioè della nostra motivazione inconscia, che ci fa elaborare tutte le strutture psichiche, razionali o irrazionali. Ho fatto solo un esempio, questo della dimensione della religiosità, per esempio, ma può essere anche per altre vicende. La telematica oggi è un'estensione dei nostri sensi.
Ma che cosa rappresenta, se non qualcosa che noi già possedevamo prima ancora di inventarla? Anche la telematica è un oggetto interno che noi abbiamo esteriorizzato in termini di capacità di comprensione oggettiva scientifica. Perché, per quello che ci riguarda, nelle relazioni energetiche che abbiamo tra di noi e tra di noi con l'ambiente, noi abbiamo la telepatica. Dalla telepatica c'è la telematica, nel senso che la componente intrapsichica in cui siamo immersi, questo liquido energetico che ci collega alle piante, agli animali, alle altre persone, all'ambiente fondamentalmente, esisteva già, lo sperimentiamo con i nostri amici animali, con il gattino, col cane, lo sperimentiamo quando ci sentiamo affetti, innamorati o pensiamo a una persona che ci corrisponde anche magari involontariamente a distanza. Quindi la dimensione del soggetto che opera qualunque rapporto con l'oggetto e con il progetto deve tenere conto evidentemente, come il professore vi diceva prima, comunque deve tenere conto anche di una visione al lato della specificità della scienza, della branca scientifica di indagine e di educazione, comunque deve tenere anche conto di una analisi del soggetto in quel momento. Che cos'è che ci motiva? Allora, vogliamo fare un intervento sul territorio e dobbiamo capire, per esempio, perché ci sono delle problematiche legate al disagio, alla problemi legati alle marginalità, ai comportamenti lesivi, autolesivi, la dipendenza, il problema degli anziani. Ci sono tantissime tematiche che richiedono forti attenzioni anche dal punto di vista degli operatori, anche dei progetti di miglioramento. Ma come facciamo a fare un progetto se non capiamo qual è la dinamica vera, profonda, che genera le questioni di queste strutture sociali che noi consideriamo delle volte problema, cioè come problema, e non soltanto come una dimensione di, non normale, qualcosa che che crea dei problemi. Siamo un esempio della mafia, per esempio, no? Oppure la droga, ci sono tantissime situazioni che richiedono da parte dei responsabili delle attività sociali il fatto di delegare alcuni esperti e fare delle programmazioni che intervengano e che in qualche modo creino una situazione meno conflittuale nel tessuto sociale. Ora, tutto questo è molto importante. Noi partiamo da un'analisi sociologica, partiamo da uno studio del fenomeno, di una quantificazione, e poi si devono comunque pianificare degli interventi, si deve comunque programmare una sorta di progetto. Ma sulla base di cosa? Sulla base di quale istituti anche morali, etici per esempio, o sulla base di quali modelli di salute, di benessere? A che cosa ci riferiamo? Dobbiamo avere un codice di riferimento che ci caratterizza, che ci dice che alcune cose sono giuste, altre sono sbagliate, altrimenti veramente si possono fraintendere. Per esempio nei comportamenti aggressivi, nei rapporti affettivi di coppia, il giornalismo molto spesso pecca proprio di questa ignoranza interpretativa, quando dice per esempio il fidanzato ha ucciso la fidanzata per gelosia, la amava troppo, facciamo un esempio molto banale, oppure il bambino si è suicidato, ragazzino, ma chi poteva immaginare, era così felice, la famiglia era una brava persona, era una brava situazione, nulla faceva immaginare che un giovane potesse suicidarsi. Ora, queste cose voi le leggete ogni giorno sui giornali, e vi faccio un esempio molto banale, per farvi capire come l'impreparazione, la totale, completa, rasenta il ridicolo, rasenta il grottesco. Ma come? Un giovane soffre, deve ammazzarsi per dire a tutti che sta male, e nessuno in questa antropizzata realtà si rendeva conto che stesse male? Nessuno intercetta la sua... ma dove viviamo? Capite che la dimensione di aver
escluso la comprensione delle dinamiche profonde dalla novero delle scienze quotidiane, diffuse e socializzate a tutte, da insegnare anche nelle scuole, no? Come igiene affettiva, cioè, ci porta a delle mostruosità, delle incongruenze che sono davvero eclatanti. Lo stesso amare troppo una persona significa ammazzarla. Però questi sono i luoghi comuni che vengono definiti. Ora, la realtà è che ci mancano questi elementi che permettono a ciascuno di noi di tenere presente la dinamica stessa per cui il soggetto, l'individuo, si costituisce come tale e in che modo interagisce con gli altri e in che modo interagisce con l'ambiente. Ora, quello che dicevamo sinteticamente la volta scorsa è che il soggetto è un simbolo, cioè è un paradosso per alcuni aspetti, perché il termine soggetto, la soggettività, indica proprio la condizione umana, ha due caratteristiche che ripercorrono esattamente le caratteristiche fisiologiche della sua formazione. Da una parte, come aggettivo, il soggetto significa essere soggetti a qualcuno, essere sottoposti, essere dipendenti. La dipendenza del bambino dalla madre è il soggetto, è una, come aggettivo, il bambino è un aggettivo della madre, il bambino è soggetto alla madre. La dimensione del soggetto che progredisce nella costruzione del sé, dell'io, della differenza e della originalità, intesa l'originalità come differenza dall'origine, cioè come differenza dal corpo da cui nasce come minimo, il superamento della fusione col corpo da cui nasce, cioè dalla confusione verso la distinzione e la differenza, quello si chiama soggetto, è il soggetto sostantivo, è il soggetto che cambia totalmente significato perché assume il significato opposto, da servo passa a diventare padrone. Io sono il soggetto, il protagonista, quindi sono il principale attore della mia esistenza. Questo è lo simbolo che definisce l'uomo, ma questo è anche lo simbolo che definisce ciascuno di noi nel proprio sviluppo, nello sforzo di individuazione e di realizzazione di sé. Ora, se noi consideriamo questa semplice progressione del soggetto aggettivo al soggetto sostantivo, di cui ci sono occupate, dicevo la volta scorsa, Hegel, il servo e il padrone, se ne è occupato Marx, se ne sono occupati Lacan, gli psicoanalisti, eccetera, e noi abbiamo per la prima volta catturato l'elemento dinamico di cui dobbiamo tenere conto per capire che cosa è bene e che cosa è male, non per fare una divisione manichea del bene e del male, perché diventerebbe una questione ossessiva e anche patologica, ma per capire che cosa ci rende più capaci di distinguere innanzitutto di percepire noi stessi e di percepire noi stessi come differenza dagli altri, quindi da distinzione nel diviso, nella divisione, nel diviso e anche il viso a viso, quindi la possibilità di rapportarci con le altre persone. Fondamentalmente questa è la funzione che fa la differenza fra un soggetto semplicemente istintuale, una pianta o un animale, e un soggetto consapevole, cioè l'essere umano, che si differenzia dagli altri, dalle altre forme di vita, proprio perché è riflessivo, guarda se stesso, comprende, ha il pollice opponibile, osserva e riflette. Allora, questa capacità di riflettere è la distinzione. Ogni forma è un prodotto uomo, un prodotto di se stesso, ma deve essere un prodotto finito e rifinito bene. Non può essere un prodotto fatto male, perché ecco uno dei criteri, chiamiamolo etico, morale, ma è il criterio fondamentale scientifico, per cui un agire nei rapporti umani e nel capire perché le cose non vanno bene, per esempio la dipendenza dalle droghe è una dipendenza, che cos'è? Un oggetto, una situazione che non è risolta rispetto ad una cattiva dipendenza formativa del soggetto. Ecco allora che cominciamo a capire come intervenire. Non basta intervenire sui cartoni animati giapponesi, non basta intervenire soltanto sugli spacciatori,
poi probabilmente bisogna intervenire anche sulla famiglia, in certe strutture educative che non funzionano. Perché? Perché ce l'avete sempre con la famiglia? No, ma perché effettivamente una dinamica reale, concreta, fa sì che il soggetto incappi in delle fissazioni, in delle regressioni, in delle devianze, soltanto nella misura in cui non è composto, nella misura in cui avrebbe potuto essere composto come soggetto, soggetto sostantivo. È evidente che qualcosa non ha funzionato, ma non è che ce lo inventiamo noi. Noi sappiamo che la natura produce degli eventi gravitazionali, di mutazione, di cambiamento, generazionali. Genera e cambia e crea il cambiamento. Se noi poniamo, per esempio, abbiamo delle culture, delle ideologie, delle strutture formative che hanno come fondamento l'assoluto, cioè introducono un laccio emostatico del relativo, del cambiamento, cioè bloccano la circolazione sanguigna delle modificazioni fisiologiche della natura stessa, è inevitabile che si creino delle tumefazioni. È inevitabile, facciamo l'esempio delle dittature. E la dittatura che cos'è se non la pretesa assurda, patologica, di lasciare immutato uno stato di comando e di governo, quindi in quanto obbligatorio, in quanto immutato, non accetta la dialettica del cambiamento, della verifica, di conseguenza è costretto a tenere se stesso come eterno, diventa una questione dell'eternità, un concetto assurdo, perché l'eternità non è un concetto che si possa dominare, è un concetto, la vita è un concetto relativo, l'eternità vive nella relatività, nella relatività che genera un effetto continuo, eterno, ma è un relativismo del cambiamento. Non possiamo bloccare il cambiamento, stiamo parlando per esempio del cambiamento generazionale. Se noi poniamo la questione che l'obbedienza per gli anziani debba essere, intesi come coloro che detengono il potere, debba essere un elemento statico che non può cambiare mai e che il giovane deve comunque stare sempre in una condizione di subordinazione, di sudditanza, come principio, non come forma educativa per cui il bambino, l'adulto, il giovane ha un limite di responsabilità, quindi dipende oggettivamente, ma è in formazione e se ne vogliono fare degli individui capaci poi di governare e di governarsi. Quando noi neghiamo questo processo che inevitabilmente sposa nel cambiamento dei poteri generazionali, familiari, affettivi, economici, lavorativi, se noi impediamo questo cambiamento, è ovvio che creiamo una tumefazione, un'infiammazione che genera poi tutta una serie di degenerazioni. Se non si compie la generazione, la degenerazione nelle varie forme diventa un dato oggettivo. E nella psicoanalisi tutto questo viene visto come un problema che si manifesta a livello sintomatologico come problema del soggetto di rapportarsi con l'oggetto. Cioè il soggetto, non essendo soggetto, individuo, ma essendo un soggetto che ha dei problemi ancora di dipendenza malata o sbagliata o problematica, chiaramente non può relazionarsi con l'oggetto, cioè non può rapportarsi con la relazione con l'altro perché manca il soggetto. Se in una frase manca il soggetto, il predicato fallisce anche il suo complemento oggetto, mi pare ovvio. E allora abbiamo, dicevamo la volta scorsa, la nevrosi che è un problema definito come difficoltà di relazione con l'oggetto, ma comunque una relazione che in qualche modo esiste anche se malata. Abbiamo la psicosi che per la psicoanalisi è definito come una totale mancanza della relazione con l'oggetto, ancora più grave. E fate conto che lo psicotico si può definire grosso modo come un feto nato, ma che non è mai stato posto nella dimensione di poter essere socializzato e di socializzarsi, quindi di interagire, è rimasto in una placenta, incartato. Quindi è privo della capacità di percepire che esista anche un mondo, vive in una onnipotenza psicotica del Dio, del feto, che in realtà non vive. Cos'è? Ancora una protesi, forse ancora una protesi di chi l'ha generato, eccetera. Quindi è una dimensione, fatto l'esempio estremo di un problema di un rapporto con l'oggetto. È chiaro che la qualità estrema nel senso opposto qual è?
la capacità dell'individuo di nascere, di essere partorito, cioè ripartito, cioè diviso, e di avere la prima relazione, quella col seno oggettuale, il primo rapporto con l'oggetto, piano piano interagisce anche acusticamente, affettivamente con l'ambiente intorno, la madre lo socializza, senza fargli mancare la relazione, quindi viene nutrito, viene relazionato in un rapporto affettivo, viene esposto a stimoli programmati, possibili, che stimolano, sviluppano la crescita fisiologica, affettiva, neurologica, affettiva, cognitiva del soggetto. Il soggetto sviluppa una coscienza di sé, una differenza anche da chi l'ha partorito, che non è più considerato come appartenenza, come una protesi della famiglia, quindi deve superare e instaurare un rapporto critico anche nei confronti dei genitori stessi, della famiglia stessa, e quindi rigenerare il suo rapporto col mondo e nel cambiamento generazionale dare una nuova interpretazione della realtà differente da quella dei suoi genitori, perché il suo tempo, la sua vita, le sue interazioni sono altre e differenti rispetto a quelle dei loro genitori. Allora, tutto questo che può sembrare banale, vi assicuro che oggi non è soddisfatto. Non è proprio soddisfatto. Noi non abbiamo neanche teorie reali che vengano di fatto applicate in questo senso, sebbene la psicologia, la pedagogia, l'antropologia, queste cose le sappiano, no? E in qualche modo le lo dicano anche sul piano teorico-culturale. Ma la realtà non è così. Nella realtà noi abbiamo strutture di governo e di potere assolutamente al di fuori del controllo del singolo. La sovranità è minacciata, la dimensione economica, finanziaria del mondo si rappresenta in maniera macroscopica, evidente, come concentrazione nelle mani di pochissimi soggetti, di cui noi non sappiamo nulla, di decisioni, di reti gestionali della realtà, pianificazione e programma della nostra realtà, in una dimensione, ripeto, eccessivamente concentrata, che genera quella necessità di autorealizzazione, di autolegittimazione, perché non è legittimato da nessuno, che pone poi tutta una serie di istanze di limitazioni delle libertà di fatto, fino a modelli chiaramente degenerativi. Vedete la cosa più macroscopica di oggi, che pare che sia invisibile agli occhi di tanti commentatori, sociologi, politici, culturali, per esempio, che è così evidente che la nostra condizione odierna è caratterizzata dal più alto sviluppo tecnologico che mai l'umanità abbia potuto avere. E a questo corrisponde la reintroduzione della schiavitù come necessità per non far crollare l'economia. Quindi la introduzione forzata di milioni di schiavi, per esempio dall'Africa in Europa, esattamente come nel secolo scorso hanno fatto sempre gli schiavisti dall'Africa negli Stati Uniti. Ma perché lo hanno fatto? Perché erano dei profughi, perché erano dei migranti o cosa? Erano semplicemente delle braccia da lavoro che servivano a produrre un certo costo della produzione del cotone nei latifondi americani di allora, e la stessa cosa significa oggi, anche se viene sistematicamente mistificata da tutti i mass media come se si trattasse un fenomeno quasi spontaneo, conseguente a cose metafisiche, quando in realtà tutti noi sappiamo che la condizione della dinamica sociale nei paesi dell'Africa è totalmente, totalmente condizionata dal occidentale. Quindi diamo una imponderabile, no, di un disagio di cui viene detto che questo non fuggono una situazione di un certo tipo, quando siamo noi che gestiamo esattamente la loro situazione lì, in termini conflittuali, non a caso. Quindi capite che la contraddizione più alta è che al più alto sviluppo della tecnologia del benessere corrisponde il più basso livello dello sviluppo sociale umano. Perché? Perché?
Di fronte a tutto questo, la prospettiva di un futuro migliore viene spostata sul pianeta Marte. I modelli che ci offrono sono quelli che costruiremo una città su Marte che l'umanità dovrà viaggiare felicemente come se fossimo in vacanza in una situazione disumanizzante, eccetera, su la frontiera del West che non è più il cowboy ma è lo spazio. Ma tutto questo è patologico. Se ci pensate un attimo, è profondamente, profondamente patologico. Cioè, qualcosa di psicotico, naturalmente legato a questa difficoltà di abbandonare la concezione del monolitismo, dell'unicità del controllo, della polarizzazione assoluta del comando, al cui posto possiamo tranquillamente mettere i nostri genitori, perché si tratta di una estensione genitoriale del potere, visto in chiave sociale. Cioè, sudditi vuol dire essere sottoposti alla famiglia reale, alla reale famiglia. Quindi capite che le strutture problematizzazione del sociale a qualunque livello, sia familiare sia a livello macroscopico, politico, economico, hanno delle basi comuni che dipendono in fondo dal fatto che lo sviluppo del soggetto nella sua relazione con l'oggetto e nella sua capacità di produrre un progetto, cioè di essere normale, cioè di creare la norma, crearla come prodotto collettivo, non subirla come questione divina, e tutto questo processo è bloccato. No, e questa è una sintesi molto semplice, di fondo banale. È una sintesi che però viene cancellata, lobotomizzata di fatto, dalla quantità abnorme di stimoli mediatici che ci bombarda di false narrazioni sulle quali noi dobbiamo confrontarci, e quindi ci dobbiamo confrontare su questioni nevrotiche. Allora, il razzismo, il bullismo, la dimensione legata al gender, l'abolizione della differenza sessuale, e voi ce l'avete con quelli, e la questione della violenza degli stadi, cioè tutta una serie di narrazioni interposte per confondere, per ipnotizzare, per gestire. Noi oggi viviamo in un quadro di questo tipo, è mostruoso, banalmente, comunemente diffuso. Ecco perché è difficile anche dire queste cose in una università. È quasi impossibile. È impossibile. Non si può. Non lo si può dire nei mass media, non lo si può dire sui giornali, non lo si può dire da nessuna parte. Perché gli spazi sono interdetti in un modo, nell'altro. Guardate bene che il controllo e la capacità di governo del territorio è altissima. Non vi fate ingannare dalla presenza delle mafie, della devianza sociale, perché è necessaria per chi ha il potere la creazione di un disagio sociale. Sollevare il polverone, sollevare la confusione è la condizione che loro stessi fanno creando le false narrazioni mediatiche. Quindi il fatto di gestire un apparente disordine, creare la crisi come sistema, crearlo appositamente, qualcuno di voi ricorderà la strategia della tensione con le bombe create dalla CIA e dai servizi deviati dello Stato, di cui non sappiamo nulla oggi, ancora, non sappiamo neanche che ha battuto l'aerolustica. Cioè, in realtà vi fa capire come il controllo del territorio veramente è reale, c'è, ma viene gestito come confusione. In questo modo non vi potete orientare, non potete fare una critica, le critiche cadono nel vuoto, non avete feedback, nessuno di voi ha feedback. Gli specchietti retrovisori della vostra auto, sia quelli laterali che quello centrale, vengono falsificati da immagini che loro introducono, per cui non sapete neanche dove state guidando. Poi avete la televisione, i giornali come punto di riferimento. Che feedback avete? Non ne avete nessuno. Allora, l'unico feedback di cui vi potete fidare è il vostro gattino, è il vostro cagnolino. Quello non mi tradisce perché ha un rapporto biologico che non può tradire ed è il colore che molti hanno la foto del gatto su Facebook, sui social, al posto della propria immagine.
Quindi capite che noi siamo in un'epoca in cui l'aspetto pedagogico è fondamentale ed è perfino eversivo e anche rivoluzionario. Quindi in qualche modo bisognerà tenere conto che qualunque cosa voi andate a fare sul territorio, qualunque commissione, committenza possiate avere per sviluppare, eccetera, dovete tenere comunque presente che sarà un lavoro duro, perché comunque entrerete in un grosso conflitto, con la realtà. Anche perché la problematica è un po' più complessa, come vi ho detto, perché questa tendenza a non voler sentire, a non voler vedere e a essere omertosi non appartiene solo al potere in quanto potere, ma in realtà appartiene alla coscienza diffusa della popolazione. È la coscienza diffusa della popolazione stessa che nei grandi momenti di cambiamento tecnologico, di grande cambiamento di carattere come dire, sociale, introduce un elemento di angoscia, di regressione, di paura e di delega al potere. Si diceva una volta nel ventennio: ci vuole uno che ci metta tutti a posto, che ci leghi tutti insieme come delle verghe in un fascio e che ci comandi, perché uno deve decidere per tutti. Ma questa è la mentalità bigotta di certe famiglie, in cui la situazione di, ancora una volta, di tante pecore sotto un pastore che bisogna obbedire e basta, e che non c'è mai una possibilità di emancipazione. Non è che la pecora possa diventare il pastore a sua volta. E come diceva Esopo, è sempre colpa dell'agnello. Nella scena delle acque, quando il lupo dà la colpa all'agnello, lo sbrana. È una scena dei rapporti familiari, ancora una volta. Quindi tenete presente che noi abbiamo intorno a noi la fonte che genera anche questa oppressione del potere, che poi riceviamo come un aspetto oggettivo. La soggettività umana immatura, incapace di guidare l'astronave, è come una scimmia che nell'astronave genera anche il potere autodistruttivo, che è quello che noi viviamo oggi. Quindi è di primaria importanza una azione pedagogica oggi che tranquillizzi le persone, che gli dia delle prospettive di abitare la tecnologia, il cambiamento, come un'opportunità, non come un toglieranno via i figli. I figli se ne andranno via di casa. E se i figli se ne vanno via di casa, io mando il diluvio atomico. Così disse Dio quando vide che i figli non gli obbedivano più, e mandò il diluvio a suo tempo. Stiamo parlando di Gilgamesh, che da cui è stato poi preso il mito dell'arca di Noè. Nel mito di Gilgamesh non si chiamava Noè il giusto che fu incaricato dagli dei di salvare almeno una parte dell'umanità. Si chiamava Utnapishtim, lo sapevate? Se cercate su Google, Utnapishtim era il giusto a cui il Signore diede l'incarico di costruire l'arca, e lui prese moglie, figli, nipoti, animali e portò su quest'arca la questione. E allora il racconto si svolse come lo sapete, cioè fu mandato prima un uccello, però le acque non si erano ancora ritirate, poi alla fine l'altro invece non tornò più, e quindi evidentemente le terre erano emerse, e loro sbarcano su questo monte e cominciano a festeggiare la rinascita del genere umano. Finalmente potremo ripopolarci, potremo riconquistare la terra, felici e contenti. Ma a quel punto, nel racconto assiro-babilonese, in realtà succede qualcosa di imprevisto. Una folata di vento prende Utnapishtim e la moglie e li risbatte dentro l'arca, e l'arca si innalza di nuovo nel cielo. Loro a quel punto, terrorizzati, pregano il Signore e dicono: ma che cosa sta succedendo? Perché siamo qua? Che cosa sta succedendo? Un altro diluvio? E siamo preoccupati, siamo molto preoccupati per i nostri figli che sono ancora lì sulla terra. E il Signore disse loro: no, non dovete preoccuparvi per loro. Siete voi che avete raggiunto la fine dei vostri giorni e che dovete lasciare spazio alla nuova generazione. Erano molto più colti nell'epoca 5.000 anni fa, 6.000 anni fa, di quanto non lo siamo oggi, e anche successivamente alla reinterpretazione biblica poi del tema del diluvio.
capito? Perché a un certo punto avevamo capito che il problema di tutti, la causa di tutti i mali erano la tenace persistenza dei vecchi di impedire ai giovani di subentrare nel fatto di partorire. Per esempio, le madri hanno invidia del corpo e della vagina delle figlie perché possono diventare come loro, io, e quindi fare creare e togliere tutto il potere affettivo sui maschi e il nuovo mondo. Questo è l'invidio di Dio per Eva, che viene maledetta, chiamata prostituta, e le viene, viene offesa con l'insulto partorirai con dolore. Ma tutto questo capite che ha un senso generazionale, così per non parlare delle infibulazioni di verginità e di colpa sulla povera Maria, che non ha neanche un fidanzato, non era un Adamo, questo diciamo vecchio. Capite che allora di fronte a questa situazione noi abbiamo delle strutture maleducative, diseducative, distorsive, egemoni, ma prodotte da noi. Da noi. Non siamo noi che le subiamo, noi le subiamo, ma siamo anche quelli che le produciamo. Ma vi rendete conto che quello che vi dico non solo è molto semplice, è anche verificabile, è dimostrabile, è rintracciabile in tutti i momenti storici sotto forma letteraria del mito, della favola, delle rappresentazioni religiose, è rappresentato in tutte le epoche in maniera molto esplicita. Ma siamo pronti oggi a divulgare una consapevolezza in ciascuno di noi che produca una coscienza del cambiamento e dell'essere tale da produrre benessere? E questa è la domanda che vorrei fare. Esatto, facciamola. Anziché malessere, ecco, allora qui cominciamo a capire quali possono essere i criteri per affrontare dei progetti ambientali e sociali. Si potrebbe parlare, per esempio, prendiamo il paradigma di Taranto come città problematica che ha sviluppato un enorme investimento sulla questione industriale. Prendiamo la situazione di Lecce che a pochissimi chilometri ha sviluppato una progettazione della propria identità tutta basata sullo sviluppo turistico legato al barocco, all'ambiente, alla musica. Fra le due, confronto, fra le due realtà, vedete che c'è proprio una diversità assoluta, una polarità opposta. Taranto è una città tre volte più grande di Lecce, una città di 350.000 abitanti. Fondamentalmente però il suo investimento è stato di un livello industriale enorme, veramente imponente, ma con degli effetti che anziché generare una condizione di benessere hanno prodotto effetti esattamente opposti. Innanzitutto una città bellissima, di una tradizione splendida come Taranto, di fatto non ha una cultura greca, con un territorio che sarebbe meraviglioso, con il mare alle spalle, con un mare che potrebbe essere una barriera corallina per la produzione ittica di prodotti. In realtà non onora questo potenziale, proprio perché l'aspetto industriale ha, io stavo cercando un'immagine prima che ho cercato in internet, poi andate su Google Maps, focalizzate su Taranto, fate l'ingrandimento e vedete una specie di utero con il mare piccolo, mare grande e poi una macchia nera, qua, nella città, nera, che è la zona del libro. Poi, se ingrandite bene, compare la scritta cimitero, che è la dimensione fra l'isola e la città. Guardate, sta tutto dentro la città. Il cimitero, la città. Questo è tanto. Hanno scelto uno sviluppo di un certo tipo, depressivo, canceroso, anche uterino. Depressivo. Bene. L'hanno scelto loro, è vero, ma loro sono condizionati dal territorio. Anche la dimensione penisolare salentina produce una condizione di protagonismo dell'elemento femminile e sociale. L'elemento femminile nel Salento
è estremamente caratterizzato da una capacità di rappresentarsi e di produrre, per esempio, il tarantismo era una delle classiche questioni della evidenza della sessualità femminile come rappresentazione esterna, ma si chiama Taranto tarantismo perché comunque c'è qualcosa in comune, di continuità. Molto dipende dall'influenza del territorio stesso sulle persone. Nei paesi scandinavi, dove le condizioni del periodo sono molto rigide ed estreme, comunque c'è stato uno sviluppo puntuale, un regno civile di un perché? Maggiore, perché hanno dovuto tirarsi su, quindi non è vero che non solo hanno dovuto tirarsi su, ma devi tener conto, se noi applichiamo un metodo di indagine di carattere obiettivo, diciamo, devi tener conto che c'è un clima rigido, un obbligo a vivere in privato, un obbligo a vivere in privato socializzato. Quindi loro sono costretti a stare nella stessa stanza tutto l'anno all'interno di una situazione chiusa e devono convivere in maniera civile. Quindi sono facilitati dal fatto di avere dei rapporti ambientali oggettivi che gli pongono un bisogno di trovare un accordo sociale. Non esiste la famiglia, però esiste la società famiglia. E questo pone un bisogno di non buttare la carta per terra, di non sporcare nel nido dove stai. Non lo puoi fare, non lo puoi fare. Lo puoi fare qua, lo puoi fare qua, non lo puoi fare là. La soggettività, la consapevolezza e la pianificazione pedagogica educativa interviene dopo come coscienza ed è il problema che ci poniamo noi qua dentro. Cioè, entrare sul piano di consapevolezza di progetto, questa è una fase successiva, ma noi stiamo parlando adesso delle condizioni oggettive di fondo, di base, che ciascuno si trova involontariamente a produrre. E la dimensione legata alla territorio, quindi è una delle condizioni base di cui bisogna tenere conto. Bisogna osservare con attenzione. Bisogna tenere conto. E quindi, così come ci possono essere anche degli elementi negativi, un altro paradigma ambiguo, quello del bacino dove sorge la Germania in sé, che da sempre è un po' chiuso, cioè vive più un rapporto di chiusura rispetto ai confinanti, rispetto a che è una dimensione di scambio, e quindi molto spesso si crea anche un bacino che genera un vortice di energia, anche poi di surplus di energia sotto forma aggressiva. La storia riporta di questi cicli abbastanza impegnativi. Ecco, quindi ci sono delle situazioni. Vi volevo solo però dare un piccolo contributo e farvi vedere questo film, L'isola perduta, adesso non mi ricordo l'autore relativo, che guarderò dopo. Comunque c'è come protagonista Marlon Brando, che fa da grande creatore, grande mammo creatore, lo scienziato pazzo che ha come obiettivo quello di migliorare la specie umana. Tenete presente che è una metafora assolutamente attuale, assolutamente attuale. Cioè oggi è in programma la modificazione genetica nella biopolitica, la genetica umana è proprio assolutamente in programma, è proprio una dimensione, quando si parla di microchip, di abolizione delle differenze sessuali, di rapporto bionico tra uomo e macchina, di androgeno, no? Di una programmazione e progettazione di protesi biomeccaniche, bioniche, perché è questo che stanno programmando, e qui era stato già in qualche modo previsto da questo film. Adesso proveremo chiaramente a metterlo usando l'audio di cosa. Da questo punto si capisce poi quali sono le problematiche, adesso vedremo. A un certo punto uno di questi bestie animali creati da questo personaggio, grottesco, si accorge che hanno un microchip dentro che gli impedisce di essere autonomi, quindi la dipendenza è la base del potere, perché il potere sia potere, è la dipendenza, e la dipendenza può essere la droga, la manipolazione mediatica, ma soprattutto un meccanismo di carattere familiare, la dipendenza obbligata, capite che con cosa abbiamo a che fare? E quindi senza questa condizione della dipendenza obbligata c'è la libertà, se c'è la libertà c'è un necessario conflitto con la generazione che non accetta il cambiamento sociale, e questa è la metafora di oggi.
mio Dio, che cosa hai fatto? Mi dispiace, padre. Credevo di far bene a proteggere la legge. Dove hai preso questa pistola? La legge dice di non uccidere. Per nessuna ragione. Accertati che le sue spoglie ricevano la cremazione. Sì, padrone. Dimorò molto raramente dopo quel triste episodio. Oddio. Era sempre nel laboratorio a lavorare sul suo sogno. Creare una razza umana perfetta. Non si fece parola del mio tentativo di fuga. Montgomery, che in passato era un brillante neurochirurgo, era ormai ridotto a fare il carceriere degli uomini bestia. Guarda, e adesso era diventato anche il mio. È diventato completamente giallo. Ecco, si è completamente opacizzato. Ma cazzo. Niente. Allora dobbiamo per forza aumentare la dose. Vai a prendermi la pistola per le iniezioni, Meling. Oddio. E tu, eh? Quanto mi piace. C'è un uomo, un certo George Gershwin, che scrisse questo. Figlio mio, lo so, sì.
Padre, io ho domandarti qualcosa. Dimmi. Cosa siamo noi? Ti chiamiamo padre, ma noi non uguali a te. Cosa siamo, padre? Voi siete le mie creature, siete tutti i miei figli, chiaro? Allora potrebbe essere tutto molto più semplice se andiamo un momento di là a discutere questo, così potrò spiegarvi tutto quanto. Ora calmati, calmati, ti prego. Io devo dirti una cosa molto importante. Voglio spiegarvi qualcosa di vitale importanza. Ora però voi state tutti molto calmi, eh? State tranquilli, mettetevi a sedere, bravi, è vero. Perché vedete, una delle cose... Padre, che... perché ci fai male? Se siamo davvero i tuoi figli... Vedete, è vero che siete miei figli, ma la legge è necessaria. Se non c'è più dolore... Allora non c'è più legge, eh? La legge c'è comunque. Basta, dolore non più. Santo cielo. Che state facendo? Camminare a quattro zampe. Questa è la legge. Ti prego. Leccare l'acqua del ruscello. Questa è la legge. Noi non siamo uomini. Mangiare carne e pesce in qualsiasi momento. Questa è la legge. Adesso la legge sono io. Vanno fatte nel territorio tenendo conto della caratteristica del territorio, dell'influenza del territorio sulla popolazione, dei livelli culturali di elaborazione dei naturali processi di cambiamento che sono nella società, e nel momento in cui noi abbiamo queste basi molto semplici che però richiedono un'attenzione dedicata, e allora è possibile pianificare un programma contro la mafia. Per esempio, la mafia è uno degli effetti dell'incesto, della chiusura, delle società chiuse, genera una quantità di aggressività pari alla mancanza di libertà, però non come rivolta consapevole, ma come aggressività fine a se stessa che genera un meccanismo di dipendenza, di appartenenza contro la legge, che in quel caso è uguale per tutti, quindi è sociale. La legge della mafia è una legge privata di sangue, quindi legata al negativo. E anche la produzione di un odio verso l'ambiente, la natura, distruggere la natura è uno dei meccanismi di rivalsa inconscia contro la famiglia. Il capitano Agab uccideva la balena bianca perché la madre l'aveva reso sporco. Lo stesso Leopardi parla di madre, ma natura matrigna, perché è storpio. Nel vecchio mare si ammazzano sharks e marini,
piace Pasquali perché l'uomo vuole sostituirsi al materno nel rapporto col figlio, e sempre una fuga da Alcatraz o da una prigione o da una situazione negativa. Come vedete, l'elemento aggressivo, distruttivo è legato ad una mancanza di libertà nell'aspettanza biologica del cambiamento. Quindi queste semplici questioni non trovano nella divulgazione, neanche nella formazione, neanche nelle discipline formative, veicoli per essere in qualche modo tenuti in considerazione. Quindi questo è uno degli apporti che potrebbe essere utile all'interno dei vostri programmi. Però è chiaro, per esempio, ritornando alla mafia, che se noi poniamo un progetto sociale, per esempio, che destina delle risorse economiche del territorio per permettere ai giovani di avere un anno di formazione all'estero, di studiare all'estero, già pone un'apertura del nuovo soggetto, una socializzazione, un'introduzione del rapporto di scambio col mondo e un rientro nel territorio che pone dei soggetti che non sono più incestuali, ma che sono più consapevoli, e già questo produce una progettualità che avrà sicuramente un effetto positivo, perché è consapevole. Non basta solo dire, beh, allora studiamo a scuola elementare Falcone e Borsellino che hanno sacrificato la loro vita per lottare contro la mafia. Non basta, perché non spiega niente di che cos'è la mafia, se la mafia siamo noi. Capite? Non basta, è un modo per fare cose e non fare nulla, esattamente come si fa oggi. Queste sono le differenze, no? Qualitative, Giuseppe, che in qualche modo possono qualificare con maggiore consapevolezza. Allora mi fermo qui, chiaramente, perché era soltanto un modo per riassumere le cose, anche se un po' volevo solo far vedere questo lavoro, purtroppo gli aspetti tecnici sono quelli che sono. E poi magari, non so, ci si può aggiornare, si può in qualche modo trovare delle forme di aggiornamento differente, non so, vedremo ulteriormente come organizzarci. Grazie. Anche di questa seconda puntata, diversa dalla prima.